Ciao a tutti, siamo venuti alla cascata di Ibaraki, si chiama Fukuroda no Taki, è tra le tre cascate più famose in Giappone. L'altezza è di 120 metri e larghezza è di 63 metri. Andiamo! Questo tunnel non ha barriere architettoniche. Si può arrivare fino alla veduta frontale della cascata. La lunghezza è 276 metri. E l'altezza è 3 metri. E la larghezza è 4 metri. È comunque grande. Si esce l'aria fresca qui. Si può sentire qui. Fuori caldo, però dentro fa freddo. Interessante. Ok, entriamo. Boh! Mettila, non ci sei solo tu, non ci sei solo tu. È fresco qui, no? È fresco. Sicuramente in inverno non è molto piacevole. Ah, questa cascata è famosa perché cambia in base alla stagione in cui si visita. In inverno è completamente ghiacciata, ma è anche uno spettacolo di illuminazione. Adesso dovrebbe essere invece tutta bella verde perché stanno rinascendo, diciamo, tutte le varie piantagioni. Mentre in autunno ovviamente è tutto giallo e rosso, i colori autunnali. Quindi se riusciremo magari ci torneremo in un'altra stagione. Inverno. Soprattutto l'inverno, sì, sarà bellissima tutta ghiacciata. Vabbè, intanto oggi la vediamo così, vediamo com'è. Siamo arrivati, andiamo, eccoci. Già si sente tanto rumore. Qui è super bello. Adesso è primavera e stiamo andando verso la bella stagione, quindi diciamo l'acqua sembra quasi delicata quando scende giù. In realtà in inverno è molto 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 potente, arriva forse anche a sbuffare qui sulla veduta. Quindi già adesso è rumorosa, figuriamoci l'inverno cosa può essere. Adesso andiamo a prendere l'ascensore per vedere l'altro tacchino. Però cascata. Andiamo. Adesso siamo saliti con l'ascensore qui e quindi è meno il rumore. Sì, sì, sembra lontanissima. In realtà abbiamo fatto solo qualche metro in ascensore. E fa caldissimo qui. Vedete? Così. Quello al fondo c'è la cascata. Ci stiamo dirigendo al ponte sospeso. Takashi non è molto felice di questa cosa. Vediamo come se la caverà, se se la caverà. Anche lei. Ah, siamo pronti? Pronti? Però non si muove, dai. Non paura così. Un pochino si muove. Se uno salta si muove, però non saltare. Va. Che bello qui. Adesso non ho paura, eh? Io non avevo paura. Adesso stiamo salendo dove c'è il panorama. Stiamo salendo su, non su, so su, quante su, scale su. Sono? Mille. Tantissime. Vediamo. Già,
Sono troppo alti questi scalini. Qui ci sono due corsi. Se saliamo c'è la cima della montagna. Se giriamo c'è Castata. Prima vediamo Castata. Stai bene? Sì, scusate. Non guardate che non è molto caldo. Adesso dove siamo arrivati? Non è proprio la cima, siamo alla veduta della cascata. Questo pezzo laggiù non si vedeva, non era possibile vederlo. Sono più di 200 metri. Tosta, è dura. Adesso stiamo salendo per la cima. Vi do una notizia brutta. Non siamo saliti neanche a metà. Ancora sono 1000 scale e quindi non ci andiamo. Basta. No, forse un'ora. Forse un'altra di più. Di scale. Di più, 2 ore. E non abbiamo tempo. Scusatemi. Torniamo e mangiamo qualcosa buona. Andiamo. Cassi ha trovato un nuovo lavoro? Sì, lasciamo se... Abbiamo preso trota giapponese, si chiama Ayu. Questo è natura, non è quello allevato. Quindi quindi ha detto ci sono le uova. Non so come assaggiamo. Il profumo è buono. Sì, il profumo è buonissimo. Buonissimo. Pesce. Però buono. Hanno cucinato con il sale. Buonissimo. No, è buono. Come quando fai camping, no? Vedete, qui c'erano le uova. Adesso stiamo tornando a prendere la macchina. Era buonissima la torta. Sì, sì, un po' di proteine dopo tutte quelle scale. Sì, anche salato, quindi sì, mancava il sale. Anche il proprietario era molto simpatico, mi ha fatto entrare la cucina. Sì, sì, mi ha fatto provare il lavoro part-time. Sì. Questo è Tengu, questo nasone qui. Siamo tornati. In macchina, com'era? Era molto bella, sì, mi è piaciuta. Non c'è tanta gente, quindi tutti sono simpatici. Sì. È stata una bella passeggiata rilassante. Che non ci sono tanti turisti. Ok, vi faccio vedere con l'altro video e l'altro posto di Baraki. È bellissimo. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, anche seguitemi miei SNS per favore. Ok, grazie mille per vedere questo video e ci vediamo al prossimo video. Hona!